Benvenuti ragazzi nell'officina di 9.000 giri con Luca e Mirko, buongiorno ragazzi Ciao Franco Ciao Frank. Mirko De Filato, siamo rigorosamente a distanza di sicurezza sì, sì. Allora caro <ride> Luca parliamo di uno step 2, tu lo definisci sempre step 2 no? Parli sì Di sì. step di preparazione 1 sì, quando sì. c'è un intervento sulla centralina di solito, giusto? Sì, sì, sì. diciamo centralina, scarico e filtro, proprio il base, okay, le... base. E lo step 2: cominciamo già a intervenire meccanicamente su cose un pochino più complesse. Di solito, mh, lo step 2, che noi ci sono diciamo, tanti modi per affrontare questo discorso. Eh, lo step 2 che noi proponiamo è un lavoro sulla turbina del cliente. Mh, è un lavoro sicuro, un lavoro che dà degli ottimi risultati, non necessita di ulteriori lavori a complemento e questo secondo noi è il lavoro ottimale. Poi ovviamente in questo ambito cioè lavorando sulla turbina dopo spieghiamo anche lì ci sono due varianti cioè possiamo lavorare come nel caso di questa macchina abbiamo fatto lo step più spinto però diciamo che lo step di base è sempre quello di prendere la turbina del cliente, smontarla ovviamente e revisionarla completamente la, la turbina ritorna perfettamente efficiente anche se ha diciamo, tantissimi chilometri la riportiamo perfettamente nuova. Quello che noi proponiamo con il primo step è la modifica delle giranti, cioè non andiamo... A modificare il volume della chiocciola di aspirazione né tantomeno quella di scarico, quindi il volume rimane lo stesso. Quello che noi cambiamo sono alcune componenti interne per avere una turbina più efficiente e più pronta con meno inerzia. Nello specifico, cambiamo la girante di aspirazione, dello stesso diametro ovviamente, fatta in un materiale che si chiama Avional, un materiale particolare molto più resistente e molto più leggero dell'acciaio col quale è è fatta, è fatta la, la girante di serie e oltretutto al di là del discorso materiale c'è anche proprio una, abbiamo fatto una puntata, non so se ti ricordi un po' certo di tempo fa eh, lezioni di turbo dove facciamo vedere proprio la differenza che c'è tra una girante in acciaio di serie e una girante in nave lì c'è proprio anche la differenza del numero di pale e della conformazione della paletta in maniera tale da avere un flusso e una risposta eh, completamente diversa al, al comando dell'acceleratore quindi giranti in avio per quanto riguarda aspirazione, giranti in inconel che ovviamente per quanto riguarda lo skyco ovviamente deve essere molto più resistente perché il carter freddo a temperature eh, diciamo normali, il carter caldo raggiungono delle temperature anche di mh, più di 800 ⁇ gradi quindi ci vuole un materiale che sia iper resistente, sempre comunque più leggero rispetto alla girante in acciaio di serie. Poi viene modificato l'alberino sul quale sono vincolate le bronzine o i cuscinetti, dipende dal tipo di turbina, e viene montato un kit di lubrificazione maggiorato. Quindi si dà anche un siccome la turbina è raffreddata con l'olio, quindi il punto cardine della turbina è la lubrificazione e soprattutto il tipo di olio. Noi abbiamo visto purtroppo tanti casi nella, nella nostra lunga carriera di turbine rovinate, ma anche con chilometraggi relativamente bassi. Unicamente per il fatto che il cliente sbagliava il tipo di olio. Cioè, rispetto alle turbine di tanti anni fa, le famose 1-turbo, che avevano un eh, delta integrale, quello che vogliamo, che avevano una lubrificazione, era sempre lubrificata d'olio, però avevano dei condotti diversi da questi, da queste delle ultime turbine. Queste sono turbine molto più piccole con dei passaggi dell'olio molto più eh, fini e se non vai a mettere un olio che sopporti deve essere un olio particolare perché deve sopportare queste temperature molto elevate ma deve essere altrettanto fluido perché se tu metti un olio troppo denso diciamo con una gradazione troppo densa questo ti porta ad avere una lubrificazione scadente e crea poi il problema sulle bronzine quindi il tipo di olio assolutamente è una cosa fondamentale sulle macchine diciamo di recente costruzione quindi venendo nello specifico su questa macchina il cliente ci ha chiesto appunto di fare uno step successivo un pochino più performante rispetto alla classica mappatura abbiamo smontato la sua turbina di serie e abbiamo fatto lo, lo, lo step più performante quindi quello con la maggiorazione del carter di aspirazione quindi questo comporta oltre al fatto di avere le giranti anche una volumetria del carter diverso ovviamente la girante di aspirazione essendo alesato il foro è più grande di dimensioni più leggera quindi in questo caso Oltre ad avere una risposta più pronta, c'è anche un incremento di cavalli in più rispetto al fatto di aver fatto una macchina solamente con la, con la, con la mappa. Ecco, diciamo, questo è. Questo, secondo noi, è un giusto compromesso, cioè non andiamo a toccare strutturalmente nessuna cioè non andiamo a fare lavori veramente invasivi come possono essere appunto eh, pistoni BL, che su un diesel non ha veramente molto senso, cioè stiamo nella nella fidabilità completa, anzi addirittura andiamo a lavorare su un componente che non, non ha dei grossi problemi, però è il componente più delicato in un motore turbodiesel, la turbina è il componente più delicato. Andando a fare questo tipo di lavoro andiamo ad allungargli la vita. Sicuramente, eh, al di là di un discorso di performance, eh, andiamo ad allungare la vita. Quindi, diciamo che un tipo di lavoro come questo può avere senso, o su macchine molto recenti come questa, questa è una macchina molto recente, il cliente voleva avere più performance, non era certo questo il momento di fare una revisione, quindi il suo, il suo intendimento era avere una macchina più performante. In questo caso fra turbine e centralina abbiamo preso grosso modo un 45-48 cavalli, quindi c'è cioè una cinquantina di cavalli, tanto per avere un limite eh, generale rispetto a una semplice mappatura dove arriviamo più o meno sui 28 30, Questo per avere i due parametri. Di cosa significa certo, fare certo. Un, un lavoro solo con l'elettronica oppure l'elettronica abbinato sua turbina? Sui diesel, beh, il filtro, filtro dell'aria a pannello, quello è un, un complemento che si monta, sostanzialmente non si fanno altri grossi lavori. Volevo un attimo ritornare sul discorso dei cavalli, perché anche qui, in funzione di quello, al di là del lavoro meccanico sulla turbina, poi quello che fa la differenza come i cavalli è l'impostazione elettronica dei parametri in centrale elettronica. Se io tiro in gergo, le pressioni a livelli più elevati posso ottenere anche performance più elevate. Ovviamente mh, ci sono poi dei limiti che sono dati, dal mh, diciamo meccanici eh, che sono dati sullo SkyCop sostanzialmente dal FAP e del catalizzatore. Per cui io posso sì, fare un lavoro sulla turbina e avere un incremento di prestazioni, che abbiamo visto. Più o meno, non dico che raddoppia mm. il risultato della centralina, però diciamo lo, lo, lo amplifica di un 60-70%. Il problema è che noi proprio. Per prassi nostra, ma anche perché poi è proprio una questione fisica, non andiamo oltre un certo grado di pressione, quindi non andiamo oltre un certo incremento di coppia e potenza, perché se la macchina è dotata di un FAP e il catalizzatore, o si interviene anche sul FAP, cosa che sappiamo tutti che è una cosa che non è legale, e soprattutto su macchine di, di, di ultima generazione. Non ha molto senso, ha senso su macchine molto datate, purtroppo qui lo dico, qui lo nego, ma i FAP eh, di prima generazione, quelli che andavano dal 2007 al 2010-2011, creavano più problemi che vantaggi. Lì a malincuore tante volte si interviene per, per eh, gestire la, la, la questione, qui il cliente o mette un FAP nuovo o si se elimina no, il se FAP, se no hai... fa fuori sì. il motore, cioè lì cioè, non, non ci sì, sono... Sì, alter... sì. Su macchine di questa generazione qua... Soprattutto le ultime che hanno la di blue quindi questa additivazione che ulteriormente eh, eh, migliora quello che è la, la, la combustione del particolato, anche se uno dovesse fare sempre città, sì, fa qualche rigenerazione in più, ma non è che gli crea un problema meccanico. Nei primi, nei primi FAP l'olio che non andava in, in cioè, uno, Il cliente saltava la rigenerazione, l'olio gli finiva nella, nella coppa, gli aumentava la pressione, gli diluiva l'olio e a lungo, andava, a lungo andare faceva fuori il motore. Quindi questo cioè. è un po' il concetto. Quindi ritornando al discorso di prima, perché uno dice solo 50 cavalli? Perché ovviamente c'è un limite che è dato da chiamiamolo questo tappo, che è appunto il FAP. Quindi in questo caso, se c'è il FAP, non bisogna andare oltre questo limite, e viceversa, bisogna toglierlo. Cioè, con è un le limite quali... strutturale. È un limite strutturale. Quindi tante volte i cavalli non vengono fuori perché uno è più o meno bravo a fare determinati interventi sulla centellina, bisogna avere ben chiaro quelle che sono le problematiche al di là di quello che, che è la parte elettronica dopo, eh, che eh, ti trovi dopo certo. per cui tu puoi dire benissimo, eh, do retta al cliente, al posto che dagli 50 cavalli ne andiamo 60 o 70, sempre ammesso e non concesso che siano veritieri, poi il cliente si trova con dei problemi perché si crea una pressione, una temperatura dei gas di scarico fra la turbina e il FAP che a lungo andare anche mettendo dei componenti così performanti creano poi dei problemi, gli spaccano il turbo. questo okay. è. Chiaro Luca, grazie mille alla lezione ti abbiamo ascoltato con grande piacere. Ci vediamo per la prossima puntata sì. con invece una preparazione un filo più esagerata, sì. esasperata sì. per un utente o sì, un sì, cliente sì. da PIS. esatto. Ok, esatto. grazie Luca, alla prossima. Ciao Frank.